rumeno, ma la palla non entra in rete, mentre ancora dopo 2 minuti la possibilità è per Laudrup di presentarsi davanti al portiere, ma ancora una volta la Juventus non riesce a segnare. La segna invece l'Osasun di Galasi con questa azione in area. Cabrini deve intervenire duro in area per l'arbitro Namoglu della Federazione Turca, è rigore e vediamo il giocatore Profir a segnare l'1-0, il gol che dà la vittoria ai rumeni. Comunque nulla è compromesso, mi sembra, per la Juventus, che a 5 minuti dal termine la grande occasione. Altobelli fa rimbalzare il pallone, giostra molto bene sulla destra, mette al centro dove interviene Mauro che di testa fa rimbalzare la palla. È gol, non gol, per l'arbitro non è gol, ma abbiamo la possibilità di farvi vedere da un'altra angolazione che la palla, secondo il nostro avviso, è entrata in porta. Ecco, vedete Mauro, colpo di testa, rimbalzo, la palla va sotto la traversa, dunque è entrata. È stato bravo il portiere a nascondere con la mano, con uno schiaffo la palla. Per l'arbitro, dunque, non è stato gol. 1-0 per i rumeni. Qui siamo al Flaminio, a Roma.